nuovo giorno, nuova città di Tokyo. Perché Tokyo è divisa in tante piccole città, chiaramente. E qui siamo a Ueno. Più precisamente sono uscito dalla metropolitana la E, visto che io vengo sulla Yutsuya e quella più rapida era la N e cambiarla poi con la E. E questa è Ueno, la fermata della E. Ueno Iokashimachi. Ueno Iokashimachi, come casa, non so. Sono appena uscito dalla metropolitana, qui dovrebbe essere un bellissimo posto perché c'è lo zoo, un grosso parco che dovrebbe essere quello al suo, adesso mi oriento, e negozi come al solito, come vicino a ogni fermata della metropolitana, questa è la fermata della metropolitana. E poi cos'altro? Siamo vicinissimi allo Sky Tree, quindi al centrone commerciale, due o tre tiri di metropolitana, due o tre stazioni. Dopodiché c'è anche chiaramente qui a due passi Akihabara, la zona dell'elettronica degli anime, che dopo Meteo Santo mi piace molto, forse i posti migliori. Oggi è sabato tra l'altro, metropolitana mezza vuota, tranquillissima. 30 gradi, previsti e penso percepiti, perché sento 30 gradi. È grossa la zona, quindi è tutta da esplorare. E camminando si arriva nelle zone vicine, come quelle che ho detto prima. Penso a Akihabara a piedi ci si arriva sicuro, è una di queste strade. È tutta da esplorare. Adesso vado verso la stazione principale di Ueno, che dovrebbe essere di qua. Questa era l'uscita 3, quando voi uscite dalla metropolitana cercate sempre la mappa per vedere dove stanno le uscite e vi orizzontate sulla vostra mappa, che deve essere obbligatoriamente una mappa 3 stampata da Google Map, se no non ne venite a capo. Io sto cercando una libreria, ce ne sono diverse, quelle che ho visto fino adesso, ecco là c'è una libreria. C'è una cazzo di libreria, ci andiamo. Dovreste provare a cercare di comprare lo stradario, visto che qualcuno ce l'ha in mano. Uno stradario di quelli grossi, con una scala della Madonna, paragonabile a questa di Google Map. E se no, ecco, vi dovete stampare tutto. Su Amazon l'ho trovata. Quindi se la trovo qui, una veramente fatta bene, me la compro e me la butto in valigia, chi se ne frega. Tanto non penso che l'ultima volta che vengo qua. Il Giappone è tutto da esplorare, c'è tutto il resto del Giappone, Tokyo diventa una tappa anche di 3-4 giorni, vale la pena. Queste stanno dappertutto, adesso vado nel negozio dei libri e poi vado al parco. Tutti i libracci in giapponese, poi neanche esposti come da noi, che c'è un punto che vedi le copertine. Sono tutti inzippati dentro gli scaffali, devi tirarli fuori per vedere quello che cavolo c'è. E poi tutti i libri in giapponese, non ho trovato la zona del turismo, viaggi, mappe. Un mondo a parte, cartoline introvabili. Questa è carina, eh? Siamo tra le due stazioni. Stazione Ueno Amachi Chibachi e Ueno vera e propria. Sole con un po' di nuvolette, caldo sabato, ma l'avevo già detto. Adesso vado in questa viottola, esploro di qua e di là. Sono quattro vie in croce proprio. È una specie di zona mercato con strillone che vende le bag, le borse. Eccolo lo strillone. Guarda questi come stanno messi. Non vedi come stai messo.
Terribile. Chi è? Guarda questa come sta messa. Oh, cazzo. Stava messa bene. Ogni metro ci sarebbe da fotografare qualcosa. Mi vedete sullo sfondo? Perché sono sullo sfondo. Allora, facciamoci la camminatina dentro la via Mercato. Sempre andando verso il parco. Occidentali pochissimi, ecco, ce ne sono tre adesso. Faccio del cazzo. Qua? Qua ci sono stato, no? Andiamo per un attimo verso la via sbagliata. Vediamo se c'è qualcosa. Potrebbe continuare questo affare oltre il ponte. Niente, i giappi mi chiudono perché è un supermercato, sempre la solita robaccia, comunque vestiti, cazzi. Ah, cazzo, un temple, un little temple. Dove sbattono, mi ci infilo subito come la mosca che va sulla... sbattocchiano. È bello cazzeggiare in giro. C'è il bonzo di Riace che sbatte sulla... che sbatte poi alla fine sui testicoli, poi è lì che sbatte sto qua. Guarda quanta roba. Quello è il maestro Zen con il discepolo. Questo è un ciambotto. Questi stanno ovunque. Oddio. Questo sarà un sacerdote. Questi affari qui stanno dappertutto. Dietro qui magari, ecco, la zona è un po' dissacrante, ma qua dietro c'era lo Snacca Maroni. Eccolo, è un campanaccio. Vediamo se riesco a farvi vedere l'interno. Qua sul parco di Ueno c'è dovrebbe essere una roba clamorosa come tempio, c'è una cosa grossa, cosa mostruosa. Ci stiamo andando. Incenso. Thank you.
vedono in cose molto strane. Ma non sono gli unici. È che in ogni punto del tempio c'è un posto dove si infilano i soldi, questa grossa cassa è un deposito di soldi, questa per spanazzare la statua è un altro deposito di soldi, in ogni parte del pianeta ci sono stati nell'antichità dei furbi che hanno organizzato questi sistemi di raccolta fondi di questi fancazzisti. Soldi e in cambio non danno un cazzo. Cioè in fondo a destra sotto il ponte dove passa il treno è anche più incasinato. È proprio un mercato fisso, probabilmente ogni giorno sta. Sempre questi costi belli. Venne tutti ste voci. Le scarpe, i cappelli. Qua? Qua non mi sembra niente di che. Qui è troppo incasinato. Mi ributto sulla via principale. Forte, guarda, tutto pieno di sti cosi. Facciamo una ripresa un po' ferma per ricordo del mercato. Che sta sotto il ponte del treno. Esattamente sulla strada tra le due stazioni, Ueno quella sotto e Ueno principale che sta sotto. Le carrozzine sono quasi come le nostre. Il postino sul motoricchio è entrato qui. Ecco, è il postino. È il postino col motoricchio. Ecco un altro motoricchio, però questo porta le pizze. C'è anche il grassone. Pizze, pesce, non si capisce. Sta tornando sulla strada principale, il mercato finisce qua. Oh, col Deus. C'è i pet. Che brutti tutti i cani. Guarda questa, perché stanno in gabbia? Insomma, sti cani sono completamente alienati, no? C'avranno una fame della madonna, gli è butta dentro i giocattoli, tipo sta bottiglietta qualcosa. Questo c'ha fame, la smonta pure questo qua sopra, poraccio, sta cercando di capire che cos'è che gli ha dato e spera che sia roba commestibile, ma invece non è commestibile, capito? È una bottiglietta di plastica con preservativo di stoffa sopra e il cane impazzisce dentro sto coso.
Io penso che in qualsiasi altra parte del mondo qui le forze dell'ordine entrerebbero e sparerebbero a vista. Li vendono, capito? Questo dovrebbe essere il prezzo. Pure il gatto gli ha dato questa borsa. Gli animalisti qua penso che potrebbero ammazzare qualcuno. Anche il gatto cerca di capire come si magna sta cosa. Ma non si magna, è rinculata proprio. L'ha dato a tutti sto posto. Il viale prosegue tranquillo con i suoi negozietti, non so fino a dove, ma adesso noi si devia, questo è l'ingresso del parco, il parco di Ueno, dove c'è lo zoo, un mega tempio, altri tempi e altre cose strane. Questo è l'ingresso. Da qui si entra al famoso parco di Ueno.